Saturnino Celani 50 Scorpione musicista. Pensare a cosa dovrò suonare dopo aver suonato. Dovrei chiederlo agli altri. Moltissimi. Mi sono imbattuto, per caso, nella storia di un club così importante e mi sono appassionato. Demetrio Albertini. Saturnino Celani è un ragazzo ambizioso, sognatore e progettista in un certo senso, nato ad Ascoli Piceno, quindi nella provincia italiana, che si è trasferito a Milano in cerca di fortuna. A me non piace chiamarli sogni, perché i sogni poi di solito rimangono nella parte appunto onirica dell'essere umano, invece i progetti sono quelli che uno cerca o perlomeno ci prova di realizzare, no? Mi sono avvicinato alla musica grazie al violino, perché avevamo dei violini in casa, grazie a un trisavolo che faceva il liutaio, quindi ci siamo ritrovati con dei violini. Mio papà l'aveva studiato quando stava in collegio e ha studiato musica e ha preso lezioni di violino, quindi mi sono avvicinato al violino, mi sono iscritto all'istituto musicale, che non è un conservatorio, di Ascoli Piceno. Poi lì ho studiato per un po' di anni, ma poi mi sono appassionato in realtà al gruppo rock degli amici del mio quartiere, perché il basso è stato uno strumento che mi ha scelto per caso, perché era l'unico strumento libero all'interno del gruppo. È stato un vero e proprio colpo di fulmine, cioè in quello, evidentemente, a differenza della vita di coppia, l'ho riconosciuto subito. Ero impazzito per il gruppo quando lo vedevo suonare dal vivo, perché era un gruppo che faceva cover di Rolling Stones, Van Halen, Led Zeppelin, e faceva queste cover in occasione delle feste studentesche. Io ho finito le medie e mi sono iscritto all'istituto tecnico industriale, quindi dovevo finire le superiori, che non ho mai finito, però erano tutti maschi, non c'erano ragazze. Invece loro suonavano tipo alla festa delle magistrali, alla festa del liceo scientifico, e io impazzivo. Sono un bassista, poi ogni tanto faccio delle incursioni e ogni tanto escono anche delle cose interessanti, no? Però tendo sempre a non ricordarle e a non farle diventare un elemento di vanto, perché si chiama appunto successo, cioè qualcosa che è già accaduto. Mi considero estremamente fortunato. Non mi sono mai arreso nel coltivare la mia passione, cioè non l'ho mai considerata come una cosa, ah sì, va bene, intanto faccio questo ma poi farò altro. L'ho sempre vista come un progetto molto molto serio, senza prendermi troppo sul serio. A Fabio Novembre, che è grandissimo amico mio e anche un archistar, oggi si definiscono così, no? Era stato commissionato un lavoro di restyling di tutto quello che è il mondo Milan, con la progettazione poi di Casa Milan, quella che è la nuova sede del Milan, il museo e quant'altro. Quindi una sera lui era a cena con Barbara Berlusconi, mi chiama e mi dice: senti, ma mi piacerebbe coinvolgerti in questa cosa, se hai piacere, per quanto riguarda la parte ovviamente musicale, no? E a me la prima cosa che è venuta in mente è che Milan aveva già un inno a cui i tifosi sono molto legati, quindi non volevo andare a toccare quella cosa lì che già c'è, però volevo intervenire con quella che poteva essere un manifesto più attuale, cioè più contemporaneo, no? Che poteva essere rivolto a un pubblico più giovane, perché quella che è la fede calcistica è una cosa che si tramanda di solito, no? E quindi ho deciso di partire da quello che era per me l'approccio
verso la squadra, verso il team in quel momento, che però ha uno storico importantissimo. Quindi sono andato a conoscere tutta la storia e ci ha proprio avuto delle fasi straordinarie, fatte proprio da, sia da uomini, ma proprio anche da quel gruppo di uomini, no? Quindi risultati che sono stati ottenuti, che sono cioè che il tifoso ricorda, pur non tifando magari Milan, però ricorda con grande, come ricorda gli uomini squadra di quel periodo. Ho buttato giù una base che partiva dal suono dei fiati e dei tamburi, poi ho utilizzato addirittura i tamburi giapponesi, i tamburi Kodo, perché i grandi eserciti, quando attaccavano, si facevano sentire prima di arrivare, cioè per manifestare quella che è la potenza, no? Quella che chiamano potenza di fuoco. Però in realtà è tutto un atteggiamento che ha il calciatore prima di scendere in campo. E ho coinvolto, e già questo è successo anni fa, Emischilla. Sapevo che lui era proprio un grande tifoso di quelli che ti ho citato prima, cioè tramandato da padre in figlio, no? Quindi nonno, padre, figlio. E addirittura lui ha il biscione tatuato sul collo, cioè proprio Milan forever, capito? È come se fosse sposato con la fede calcistica. E quindi l'ho coinvolto, è venuto in studio e lui ha scritto un testo di getto, ma proprio di pancia, no? Cioè sentiva molto quello che ha scritto. E così è nato Rossoneri. Da lì è partita questa cosa. Infatti la prima partita che sono andato a vedere è stato proprio un derby, è stato Milan-Inter, sono andato con Fabio e eravamo tutti e due in tribuna d'onore ed è stato particolarmente emozionante. Sono quei posti che quando vai a vedere un concerto tutti dicono: ah, che posti pazzeschi! E quindi ho proprio goduto di quel momento, cioè me lo sono gustato, vedevo le reazioni. Poi a me piace molto osservare le reazioni di un pubblico a cui io non sono abituato, no? Quindi, cioè, tu quando vai a vedere un concerto c'è il pubblico che esulta quando arriva la canzone che più ama, no? Invece in quel momento vedevi che c'era tutta una tensione che veniva vissuta intorno all'azione del gol, perché poi c'è Max Pezzali che questa cosa, pur essendo interista, però l'ha sintetizzata bene, no? Che la dura legge del gol. Demetrio Albertini, ci ho avuto la fortuna proprio di conoscerlo e di frequentarlo anche. C'è anche la figura di Baresi, no? Che anche quella, però, è più. Quella l'ho vissuta più con mio papà, nel senso che lui vedeva, pur non facendo parte della squadra, perché lui è cresciuto ad Ascoli Piceno, quindi questa figura che riesce ad abbracciare l'affetto di tutti i tifosi di quello sport, davvero, perché va al di là dell'appartenenza solo della squadra, proprio quello è il carisma, quello o ci nasci o non, cioè o ce l'hai o non ce l'hai, non è che... dopo aver subito un intervento al menisco, cioè è riuscito a tornare in campo in tempi estremamente brevi, che vanno un po' anche contro quelli che sono i tempi di recupero della medicina. In quel periodo lì, pur avendo avuto il top del trattamento medico, c'era una componente fisica e di costituzione che gli ha permesso di fare una cosa che ancora oggi, guardandola, è impossibile. C'è un livello di forza e di volontà che è enorme. Ibrahimovic è una figura che è come Baresi, cioè che ti piace dovunque va. Dove lo metti, lui si guarda intorno e capisce come trasformare quella situazione, perché c'ha quel potere lì, perché di fatto è uno che è arrivato e in un certo qual modo ha proprio cambiato il destino, no? Per me Ibrahimovic è una specie di figura mitologica, io non l'ho mai incontrato dal vivo, però è una di quelle cose, tipo quegli esseri, sai, nei film di fantascienza, è quello che a un certo punto arriva e c'ha i superpoteri, perché di fatto dà quell'impressione lì. Ci sono state anche delle figure che hanno attraversato il Milan, che per esempio un personaggio come Kakà o Pato, no?
se guardi il viso sembrano dei bambini che stanno ancora giocando in oratorio. Al contrario, per esempio, di una figura come Ibrahimovic, che quando è in campo sembra quasi un gladiatore, no? E loro sembravano, cioè, sorridevano in campo. Quindi c'è proprio un atteggiamento che te li fa, non so, te li fa piacere, te li fa apprezzare. Devi essere comprensibile, devi arrivare. Linguaggio, la musica si chiama pop, però in realtà Mozart è più pop di tutti perché ta ta ta, te lo ricordano tutti, no? Uragano, beh, Gattuso, una persona che ha quel tipo di energia lì. Cioè, mi piace quel tipo di irruenza, quella passione vera, lì c'è proprio. È un uragano, nel senso, quando lo vedi in campo che si. Per me, quando lo vedo che si alza dalla panchina, già succede qualcosa. La mia Anelli, beh, stavo pensando, uno di quelli che mi affascinava quando lo vedevo entrare in campo, Costa Curta, perché c'è sempre. È sempre impeccabile. Lo incontro tutti i giorni quando vado in showroom, è sempre impeccabile, anche quando fa le scale, quando va a correre, sempre. Ragazzi fortunati, non associerei un solo calciatore, io ci associerei tutti, tutta la squadra, anzi tutto il team, perché quel periodo che mi è stato raccontato da chi era lì è stato veramente incredibile. Cioè, nel senso, quando Berlusconi ha deciso di arrivare a presentare la squadra con l'elicottero, citando Apocalypse Now, secondo me chi in quel momento ha assistito all'atterraggio doveva essere consapevole del fatto di star vivendo un miracolo.